Dai, yeah! Che partita! Che partita, ragazzi! Non me ne frega niente se il Barcellona ha fatto 70-80% di possesso palla. Chi se ne frega col possesso palla, amici Lavo, sapete cosa? Inter concentrata dal primo al centesimo cazzo di minuto, fra un po', perché fino al 98-30 si è giocato, ok? Concentrata dal primo all'ultimo minuto con grinta, lottava su ogni pallone, messa bene in campo, difesa bene, raddoppi di qua, triplica di là, destra, sinistra. Lautaro all'ultimo che sembrava aver perso il pallone mille volte, invece poi prende, lo ritrova, lo riperde, lotta dall'inizio alla fine. Bravi tutti, non me ne frega un cazzo. Onana bravissimo, da sicurezza ha fatto una parata che poi non si è capito se ha preso prima il palo, se non ha preso il palo, non me ne frega un cazzo. È uscito sulle palle alte, c'era lui, ha fatto una smanacciata incredibile. Il gol annullato, se non sbaglio, un po' l'ha smanacciato Nana, poi è andata sulle mani di quell'altro. Ragazzi, nel momento più difficile dell'Inter, nel momento più difficile dell'Inter, l'Inter vince in casa contro il Barcellona. Un Barcellona in forma che non ha perso in campionato neanche una partita. L'unica che ha perso è qua, è contro il Bayern Monaco, che forse neanche meritava di perdere, o comunque ha giocato anche una bella partita. Una Barcellona che aveva subito, se non erro, 0 gol o forse 1, ok? E l'Inter riesce a vincere 1-0. La miglior difesa, ho visto una statistica l'altro giorno, 2 giorni fa, ieri, non mi ricordo, dove c'era in Europa, nei top 5 campionati, Barcellona primo, miglior difesa, l'Inter manco nelle prime 10 perché ha preso ovviamente una caterva di gol. Oggi proprio l'Inter subisce 0 gol e vince 1-0. Bravi tutti! L'analisi, sti cazzi, l'analisi la facciamo domani con le pagelle. Non perdetevi le pagelle perché vedremo le pagelle man mano che parliamo di giocatori, parleremo della partita, analizzeremo a mente lucida, perché io oggi a mente lucida non ci sto e non me ne frega un cazzo di analizzare oggi la partita, perché è stata una partita che a me fa godere, perché prestazione, non prestazione, possesso palla, tiri, non me ne frega niente. Ho visto un Inter, finalmente l'Inter che voglio, un Inter con grinta, con concentrazione massima, che lotta su ogni pallone, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è l'Inter che voglio. Questa è l'Inter che voglio, ragazzi. Bravi tutti. Ci sono stati sì degli errori individuali. Çalhanoğlu che continua a fare quei passaggi del cazzo in mezzo al campo. Dzeko che entra in campo e fa due errori che generano una ripartenza del Barcellona. Un Gosens che ha fatto un paio di errori. Cioè, gli errori individuali nei passaggi, eccetera, eccetera, ce ne sono stati, perché non è che l'Inter ha fatto la partita perfetta. L'Inter ha fatto la sua partita che doveva fare, difendendosi bene, provando a ripartire. E ragazzi, a un certo punto, soprattutto nel primo tempo, l'Inter sembrava più poter far male l'Inter che il Barcellona, perché il Barcellona a un certo punto, dopo il gol, l'Inter ha capito che di poter far male al Barcellona, e il Barcellona forse anche un po' intimorito, perché la difesa del Barcellona sì, ha subito 0 gol nel campionato spagnolo, ma non mi è parsa tutta questa grande difesa, perché comunque lasciavano non tornavano gli esterni, non tornavano, i terzini erano molto alti, e quindi belle ripartenze dell'Inter. Che bisogna dire oggi? Avete capito adesso invece di parlare sempre? Ma perché non ha messo Slani? Ma perché Mkhitaryan? Ragazzi, Mkhitaryan ha dovuto aiutare Di Marco e poi Gosens per tutta la partita a raddoppiare Dembélé. Forse non vi è chiaro in testa di non dover parlare a cazzo. Analizzate almeno le cose. Mkhitaryan oggi ha dovuto aiutare per tutta la partita a raddoppiare gli esterni. Dembélé, poi quando si è cambiato, è venuto Rafinha da sta parte, poi è uscito Rafinha e è tornato Dembélé. Mkhitaryan raddoppiato sempre, Dembélé a volte anche triplicato perché arrivava Di Marco. Mkhitaryan a volte anche bastoni, triplicato o comunque sempre fisso raddoppiato, perché quando si trovava sull'uno contro uno, erano cazzi lì, erano cazzi. Quindi
Mkhitaryan è stato messo per fare questo compito, cosa che magari un Çalhanoğlu non riusciva a fare. Perché? Perché un Mkhitaryan ha più gamba di Çalhanoğlu, ok? Magari più difensivamente si vede che ha dato più fiducia a Mkhitaryan difensivamente, con la gamba, con la velocità. Mkhitaryan ha più gamba, più veloce di Çalhanoğlu, quindi magari riusciva ad aiutare Di Marco, che è stato preferito ovviamente a Gosens. Perché? Perché Dembélé è molto agile, veloce, eccetera, e ha messo Di Marco e Mkhitaryan, che sono due veloci. Comunque, Mkhitaryan sicuramente più di Çalhanoğlu, capito? Barella oggi ha fatto, secondo me, una grande partita. Avanti, indietro, ha lottato. Secondo me ha fatto una gran bella partita Barella, poi analizzerò meglio a mente lucida. E Çalhanoğlu in mezzo al campo, perché comunque, ragazzi, serve un regista, ma Aslani diventerà un signor giocatore, è forte, ha dei passaggi, abbiamo visto oggi, peccato che Dumfries era in fuorigioco verso la fine, dei passaggi incredibili, però secondo me oggi non era la partita di Aslani, perché bisognava avere oggi soprattutto una certa esperienza, ok, che magari tatticamente, che magari un Aslani l'abbiamo visto quando è entrato, no? nel putiferio più totale con un Barcellona che ci provava, l'abbiamo visto ogni tanto un po' fuori, all'inizio abbiamo visto che stava seguendo l'uomo quando in realtà doveva rimanere centrale, gli hanno detto no, stai fermo lì che stai creando un buco. Aslani crescerà tantissimo, a me piace, bisogna dargli più spazio, ma oggi non era la partita di Aslani, quindi Inzaghi ha avuto ragione a non metterlo e a mettere Barella da una parte per aiutare di là, Mkhitaryan dall'altra parte per aiutare di là, e c'era un ogro in mezzo che riusciva a smistare. Poi gli errori ci sono stati, Correa e Lautaro, perché? Perché ragazzi, stando bassi, si provava a fare un contropiede, il contropiede è troppo fageco, magari è meglio Correa. Correa tra l'altro aveva pure segnato, Correa oggi ha segnato, che poi annullato per fuorigioco netto, e aveva procurato pure un rigore che per l'alluce, no? Per l'alluce, cazzo, è stato annullato, diciamo non è stato dato il rigore per un millimetro di fuorigioco di Lautaro prima, che poi è andato al VAR, non si è capito. A noi è stato annullato, è stato non dato un rigore per un mezzo alluce, e allora è stato tolto un gol per do dita, perché l'ha presa col due dita, tre dita, non mi ricordo. Quindi, come vedete, è stato dello stesso, no, avviso l'arbitro. Bravo Inzaghi, finalmente, porca puttana, finalmente non aspetta la fine per fare meglio un cambio, perché però alla fine hai visto, ha fatto uscire Correa, ha detto boh, tempo di Dzeko 56, comunque entro il 60esimo era già dentro, fammi vedere, sì, 56esimo dentro Dzeko, finalmente non ha dovuto aspettare il 70-80, è uscito subito, Correa, è entrato Dzeko. Poi dovevi fare cambi, ragazzi, se oggi metteva Gagliardini, lo andava a prendere a calci. Se oggi mi metteva Gagliardini, perché oggi Gagliardini lo mangiavano con la velocità che avevano. Quindi, ecco, ha avuto fiducia in Aslani? Sì, ha avuto fiducia in Aslani, che è entrato all'85esimo, ha giocato 13-14 minuti, compreso il recupero, ha giocato praticamente un quarto d'ora, arrotondiamo, ha giocato un quarto d'ora Aslani, e voi dite, sì, ma un quarto d'ora sì, ma ha dato fiducia in quel momento lì, il Barcellona era tutti in avanti, noi eravamo tutti dietro. Attenzione, quindi ha avuto fiducia in Aslani? Sì. Bravissimo, ha visto che De Bruyne non ce la faceva più, che aveva preso una botta, Darmian aveva i crampi, ha cambiato subito, ha messo pure Gosens, perché Di Marco, ragazzi, ma quanto bravo Di Marco! Voi preferite Gosens a questo Di Marco qui? Che l'anno scorso, quando c'era già Perisic, che dicevo, guardate che Di Marco non è che fa schifo. Poi, ovvio, c'era Perisic. Ma quest'anno, ragazzi, ma avete visto la differenza tra Di Marco e Gosens anche in sta partita? Dai, non scherziamo. Di Marco, grande partita. Di Marco, grande cazzo di partita. I cambi sono entrati con la testa giusta. Dzeko addirittura in difesa, ho visto fare una chiusura. Gosens concentrato, ha fatto un paio di interventi difensivi. Lo stesso Aslani comunque, quando ha preso palla, ha cercato anche di buttarla via, ha fatto una chiusura su un cross di tacco, non so come l'ha presa. Dumfries ha fatto il suo, ha cercato di far suo un po' così Dumfries, però sti cazzi. Acerbi è entrato bene, quindi ha visto Darmian che aveva i crampi, De Vrij
era stanco, preso, li ha tirati fuori, già che c'era, ha messo dentro pure Gosens, perché Di Marco forse non ce la faceva più, perché ha corso tantissimo, ragazzi, ha fatto tre cambi, e poi alla fine ha fatto l'ultimo con Aslani, perché ha tolto Çalhanoğlu, perché ha visto un paio di interventi di Çalhanoğlu al limite, nel senso che sì, non ha fatto fallo, sì, aveva preso il pallone, però aveva rischiato, soprattutto uno, mi pare che è andato in scivolata su, non mi ricordo, mi pare Gavi, non mi ricordo chi era, ha preso il pallone, però lì se non prendeva il pallone rischiava, quindi ha deciso di toglierlo. Quindi oggi non gli si può dire un cazzo, ma c'è bisogno che sia la squadra che l'allenatore siano sempre così. Abbiamo visto un'unione oggi, abbiamo visto la squadra unita, abbiamo visto i giocatori che, porca puttana, si davano i pugni a vicenda, che si spingevano, che si motivavano. Questo è un gruppo, questo vuol dire essere gruppo, motivarsi, si spintonavano Skriniar con Darmian, poi anche lo stesso Skriniar capitano, suonano, Nana che dà una sicurezza comunque, perché esce, finalmente è uscito mi pare 2-3 volte a palla alta. Una volta ha smanacciato quando dietro, sì, c'era mi pare Skriniar, ma c'era anche Lewandowski, che poi abbiamo visto dal replay che Lewandowski era saltato sopra Skriniar. Lì, se Onana non usciva, chi lo sa chi la prendeva? L'avrebbe presa De Vrij, o Skriniar, non mi ricordo chi era, l'avrebbe presa Lewandowski. Se la prendeva Lewandowski era tiro in porta. È uscito Onana, ha risolto i problemi. Ha fatto una parata su Dembélé, che l'ha presa, poi non ho capito se ha preso il palo prima o dopo, non ho capito, comunque l'ha parata. Cioè, si motivava una vicenda, anche quando sono usciti, l'abbiamo visto con Inzaghi, che si parlavano, che si davano il 5, poi avevo visto che si era abbracciato forse con Çalhanoğlu. Cioè, questa è l'Inter che voglio, punto. Non mi frega un cazzo, chiuso l'analisi per oggi. Non mi interessa, domani pagelle, godo tantissimo. Siamo vivi in Champions League, vediamo adesso di tornare con questo atteggiamento qua, anche in campionato per piacere, perché non è che siamo in Champions League e allora ci svegliamo tutti quanti, perché comunque era Champions League in campionato con Sassuolo, voglio vedere quest'Inter qua, grazie, perché se vediamo, poi difendiamo bassi, se vediamo che difendiamo, che giochiamo meglio difendendo bassi, vaffanculo, ma difendiamo bassi, ma che me ne frega a me di fare la partita, di giocare sempre nella metà campo avversario, quando serve si arretra di 5-6 metri, si arretra, si difende un po' dietro e poi si costruisce l'azione una volta presa palla, anche con calma. Puoi fare giochi con Lautaro Correa, prova a fare i contropiedi con Di Marco, Lautaro Correa, se giochi con Dzeko, Gosens, che cazzo ne so io, provi magari a costruire, puoi giocare in tanti modi con questa Inter, ma se vediamo che andiamo meglio un po' più dietro, giochiamo un po' più indietro. Quando arriverà Lukaku ci darà un'altra mano in più. Per il momento vedo che De Vrij, ragazzi, ma non sembrava neanche lui cazzo oggi, benissimo, Çalhanoğlu fa delle cazzate, poi vedi, ti tira fuori il coniglio dal cilindro e ti fa questo gol qua, cioè, che non segnava dal 2016, quindi molto molto bene. Skriniar, De Vrij, Bastoni, ho visto che sono andati molto meglio a difendere bassi, perché ovviamente con la loro stazza, eccetera, è meglio, piuttosto che rincorrere gli avversari in campo aperto, è meglio stare su uno spazio stretto. Giochiamo così allora, no? Ragazzi, noi io vi invito a domani, ragazzi, pagelle, analizzeremo, tra l'altro devo fare video pure del fantacalcio che oggi non ho fatto, però domani facciamo le pagelle, poi magari il video del fantacalcio lo posticipiamo a giovedì, e niente, sempre solo forza Inter, dai cazzo!